Vai. È una manifestazione sacrosanta per combattere e protestare contro questo decreto più che ad personam, dopo tanti decreti ad personam, tante leggi ad personam, un decreto ad listam, o forse ad listas, visto che si parla del Lazio e della Lombardia. È una vergogna, un sovvertimento dello Stato di diritto, dell'ordine costituzionale, dove finalmente si è dimostrato, questo governo si è palesato proprio nella sua forma più, nella forma peggiore, proprio dove ci fa capire che le regole in Italia non vengono adesso rispettate per tutti, le regole non sono uguali per tutti, e in questo caso è stato proprio il momento in cui il governo si è finalmente tolto il vestito di presunta limpidezza. In questo governo ha mostrato tutta la sua vera faccia. È un decreto vergognoso che grida vendetta, vendetta veramente, vendetta chiaramente in maniera molto chiaramente lecita e non violenta, come questa splendida piazza oggi che si è mobilitata contro un attacco, un attentato alla democrazia. La Polverini ha parlato, ha detto dopo questa esclusione della lista, le regole non vengono rispettate, secondo la Polverini c'è stato un attacco, invece la regola non è stata rispettata perché la lista non è stata presente. Prima di attendere il verdetto della magistratura, del TAR, Berlusconi ha pensato per decreto di far ammettere la lista del PDL. Perché era successo al PDL? Tante altre volte è successo ad altre liste, ogni competizione elettorale fa sì che ogni competizione assistiamo all'esclusione di tantissime liste, non è mai successo questo, a volte anche 2000 elettori a questo punto avrebbero diritto. Allora speriamo che il governo vari un decreto per tutti coloro che partecipano ai concorsi pubblici, che portano una domanda con un minuto di ritardo, allora un decreto per far ammettere tutti quelli che vengono esclusi ai concorsi pubblici e tutti quelli che in qualche modo arrivano in ritardo, se uno non paga un bollettino postale, allora facciamo un decreto per chi arriva tardi alla posta. Questo vuole il nostro governo. La Polverini ha parlato di democrazia, vuole inserire nel suo programma adesso anche la democrazia. Prima non aveva pensato alla democrazia, forse l'ha scoperta adesso eventualmente questa parola. Non accettiamo assolutamente lezioni di democrazia dalla Polverini, da questo centrodestra che sta portando l'Italia alla rovina. In questo caso è stato un vero attacco e noi con la piazza saremo sempre lì pronti a protestare contro. Questo è un colpo di Stato, è un colpo di Stato. Almeno Mussolini le leggi elettorali le aveva fatte prima delle elezioni, questa volta addirittura le aveva modificate prima delle elezioni, questa volta in corso d'opera il governo ha modificato una legge, ha emesso un decreto veramente che lede il diritto, lo Stato di diritto, e calpesta i diritti di milioni di italiani che purtroppo una volta ha definito coglioni, questa volta penso che gli italiani non saranno così coglioni e finalmente manderanno a casa, daranno una lezione di democrazia, una lezione politica sicuramente molto evidente contro questo governo, e alle regionali finalmente sarà sconfitto. Speriamo anche in Lombardia, purtroppo, dove la Lega la fa da padrone, dove la politica xenofoba della Lega la fa da padrone, in questo governo piegato al ricatto. Viva la libertà, viva la democrazia, noi Italia dei diritti saremo sempre presenti in piazza per protestare contro questi attacchi e contro la mortificazione dei diritti di milioni di italiani, che ripeto non saranno coglioni e questa volta manderanno finalmente questo governo dove è lecito che sia, a casa, non degno di sedere sugli scranni del Parlamento. Grazie.